È il cielo, uno dei cieli importanti è quello di Galileo naturalmente, ma prima di Galileo i cieli sono stati importanti in tutte le civiltà. Cieli percorsi da pianeti, cieli popolati da divinità, cieli che risuonavano concerti straordinari o che trasmettevano influssi capaci di determinare il destino degli uomini. La chiave di lettura è di presentare quella che noi etichettiamo oggi astronomia nel modo in cui questo termine significava secoli fa. Oggi noi pensiamo che l'astronomia è roba da fisici e da matematici, in passato non era così. L'astronomia era il campo nel quale si misuravano profeti, uomini di religione, artisti, letterati, persone che esercitavano la medicina. Ognuno sceglierà il suo angolo visuale, potrà dare soddisfazione a un matematico che cerca di capire come Tolomeo abbia inventato dei modelli matematici per spiegare il particolare percorso apparente dei pianeti nel cielo e potrà dare risposta a un medico che capirà che secondo le antiche tradizioni chi era nato nella costellazione dei pesci avrà portato ad avere dei mali alla tibia. Fabulously rich material, objects and instruments and telescopes, but they're not always easy to understand. So we've created with the world famous illustrator Peter Sis a complete story trail through the exhibition for families and children. This comprises special labeling, questions for children, a contest that they can play, instruments they can use, and also a saddlebag like this, in which there will be a doll of Galileo, there will be instruments so they can take measurements of stars, they can find and discover new things about the content of the exhibition, with children as young as 3 years old and as old as 12, 15 years old, because the material is transversal and appeals to different levels at different times.